la scoperta di una nuova dimensione benefica e purificante. L'equilibrio del silenzio e l'esaltazione dei sensi. Il tocco delicato di gesti avvolgenti. Come la leggerezza di un respiro profondo. Il segreto di 25 anni di esperienza in una nuova oasi del benessere. Eccoci amici, bentrovati, bentrovati, consueto appuntamento con l'informazione dell'Indice di Telebrea sul canale 178, ricordate il nostro canale di trasmissione in tutta la Sicilia occidentale. Parleremo oggi di due flop. Uno è quello accertato, anche se naturalmente la Regione cerca di difendersi, della questione del Sicily, che sarebbe a dire questa grande campagna pubblicitaria che ha fatto la Regione in occasione del Covid. L'altro bluff, secondo noi, ma anche secondo l'amico Peppe Lizio, che ne parlerà nella sua rubrica, è quello del ponte sullo stretto. Ma iniziamo con questa questione. Sicily. Cos'è Sicily? È stata quella iniziativa voluta dall'assessore Mario Messina, che non ci dimentichiamo, è anche quello di Cannes. Per lui spendere 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 milioni non è un problema, tanto che sono soldi, sono soldi dei cittadini che magari, dice, si spendono bene. Allora, quando nacque questa cosa, disse che era una grandissima una strombolata pazzesca, perché non si conquista così un turista. Allora, cosa pensi che possa interessare a un turista che viene a spendere, che so, 500 euro di volo, poi viene qua e gli regala una notte in più che magari paga 60 euro. Non è quello che fa venire il turista qua perché ha una notte in più. Non ve lo dovete sognare questo. Il fatto che il turista venga qui e devi dargli le giuste attrattive dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista dell'organizzazione, della sicurezza, dei trasporti, dei mezzi. Io arrivo a Catania, voglio andare a Taormina, come ci vado? Io arrivo a Catania, andare a Ragusa, come ci vado? Gli aeroporti, tutte queste cose. Cosa volete che sia una notte in più in albergo, dopo che hai speso 1500 euro per fare una vacanza, ti regalano 80 euro? Non è quello. Che se l'avevo già detto dal primo momento. Ora, grazie all'indagine dell'amico Mario Barresi, che non dimenticate è stato qui nella nostra emittente per un paio di anni a lavorare, Mario Barresi ha scoperto che questi soldi sono stati praticamente buttati, il ritorno è minimo, appena l'1,5% di quello che si voleva, e che invece questi soldi sono stati spesi allo stesso modo, sempre con la pubblicità alle solite agenzie, ai soliti noti. Sono stati dati soldi alle iniziative tipo quella del cavallo e cose del genere, e questa è l'ennesima dimostrazione che il turismo in Sicilia è solo un bancomat, cioè serve a prendere soldi, a darli, l'operazione Cannes, le grandi fiere, come si fanno cose straordinarie che poi non servono a nulla, senza mai un progetto che possa essere, come dico io, riscontrabile, che possa essere sostenibile. Io spendo questi soldi, ma poi li guadagno, perché guardate, vi dico, guadagno come entrata del turismo, perché purtroppo, dico sempre io, il turismo è una scienza esatta.
Se tu hai la giusta promozione, i giusti posti letto, i giusti servizi e hai investito in questo, la gente torna, non c'è bisogno di spendere milioni di euro in pubblicità. E lo si vede andando in giro in altre realtà locali, locali intendo dire, europee, dove c'è il boom. Oh, tra l'altro, e chiudiamo, quest'anno, senza bisogno di Sicily, di spendere milioni di euro, la Sicilia è strapiena. Avete visto tutti i servizi con le reti nazionali a Taormina, a Palermo. A Palermo non si trova una guida, perché i tour che si fanno nella Sicilia occidentale e orientale sono quotidiani. È stato Sicily? No, è stato che la Sicilia già di per sé è uno spot pubblicitario, e tanta gente dice: voglio andare in Sicilia per vedere la Sicilia, non si preoccupano di avere una notte in più. Quindi su questo ancora una volta abbiamo sbagliato, ma ci vorrebbe qualcuno che lo va a dire, perché ora l'onorevole Messina sta bello seduto in Parlamento e nessuno gli dice: ma come cazzo le hai spese questi soldi? Bisognerebbe farglielo un po' uscire. È chiaro, ritornare, è chiaro che la Regione si è subito premunita, ha mandato un comunicato: non è vero, noi abbiamo aiutato. Non è assolutamente così. Come al solito sono soldi buttati inutilmente dal turismo, perché il turismo, ripeto, dà soldi a tutti, ma poi il riscontro è solo grazie alla bravura degli operatori. E poi oggi c'era a Ragusa l'assessore Tamaio, che aveva già disertato un incontro che era pronto qualche settimana fa, e stasera è venuto alla Camera di Commercio. Allora io pensavo che venisse a parlare delle Camere di Commercio, ma non è così. È venuto a parlare di industrie, di incentivi per le aziende, soprattutto per quanto riguarda la green economy, perché ci sono questi soldi e bisogna spenderli, e quindi c'erano molti imprenditori del settore. Però la questione principale, secondo me, non è le aziende, è l'organizzazione e la governance. Allora, nel tavolo, come vedete, delle istituzioni, o meglio dei padroni di casa, c'erano alcuni deputati, ma c'era anche l'onorevole Di Pasquale. Un momento, perché noi Nello lo intervistiamo sempre, ma perché intervistiamo Nello Di Pasquale in questo caso? Perché Nello Di Pasquale era l'unico dell'opposizione, mentre giustamente l'onorevole Abate, l'onorevole Assenza fanno parte del governo, quindi con Tamaio hanno naturalmente molto da condividere e compagnia bella, c'era anche Nello Di Pasquale. Dice: ma era il deputato locale. Non è così. Nello Di Pasquale su questa vicenda ha le idee ben chiare. Perché questo appuntamento? Sentiamolo. È importante perché lui sta facendo una serie di incontri in tutte le province con le imprese per fare un punto, intanto per esserci e dire: io sono qua, almeno questo. Un altro fatto nuovo è che l'opposizione, il coinvolgimento dell'opposizione, eravamo seduti tutti da una parte, perché ritengo, e io l'ho fatto con piacere, perché ritengo, devo dire che nasce questo rapporto anche dal lavoro della Commissione, la terza Commissione, di cui io sono componente. Le imprese sono in enorme difficoltà. Io stesso dall'opposizione gli dico: io ci sono e sono disponibile, l'ho fatto in Commissione, lo faccio in Commissione e l'ho fatto anche nella finanziaria. Cerchiamo di metterci a disposizione tutti in modo che possano arrivare risposte concrete. Oggi sono stati illustrati quelli che sono i bandi sull'IRFIS. Io ho una serie di dubbi su alcune cose su cui già mi sono espresso, e speriamo che possano essere superate. Era importante oggi la presenza anche del commissario dell'IRSAP, che si lamenta che ha trovato una serie di cose che non vanno. Mi permetto di dire che questo governo è la continuazione del governo precedente, quindi la responsabilità mi ha fatto piacere che l'ha detto, perché la responsabilità, noi l'abbiamo detto più volte, che l'Asia l'abbiamo persa, l'Asia è un'altra cosa senza di noi, ora se ne rendono conto, speriamo che recuperano i danni del tempo fatto. Niente, la voglio affrontare positivamente, siamo qua a disposizione. Però hai detto una cosa importante, hai detto
all'assessore, abbiamo bisogno delle Camere di Commercio. Certo, sulle Camere di Commercio tutti sappiamo siamo andati a finire con Trapani, che non dovevamo andare a finire con Trapani, vedendo un governo regionale assente. È stata una norma nazionale, ma il governo regionale è stato il presidente, l'assessore completamente assente. Dobbiamo liberarci di questa assurdità di Trapani. Ora il commissariamento, che devo dire il commissario sta facendo la sua parte, terminerà il 31 di dicembre. Mi auguro che si possa trovare una soluzione con un confronto con Roma. Questa volta non dobbiamo essere vittime, perché l'operazione che è stata fatta allora è stata un'operazione che ci è stata calata dall'alto a Roma. Ora devono pretendere loro in primis, che sono il governo regionale, di sedersi attorno a un tavolo e ridisegnare il tutto. Ragusa non si può mettere in questo pacchetto con Trapani, deve avere una sua... non per offesa, diceva che... No, ma non esiste, si può andare dal presidente la... Non è possibile una Camera di Commercio importante. Ho detto questo, ho detto che abbiamo bisogno della Camera di Commercio come luogo di sintesi tra le forze politiche, istituzionali, sindacali e le organizzazioni di categorie. Sono fiducioso, apertura di credito e disponibilità, proprio perché abbiamo voglia che le cose si facciano. Poi se ovviamente perdono tempo, non le fanno. Poi il nostro compito sarà quello là di ricordarglielo ogni giorno e con i modi loro. Però oggi il mio intervento, voi che l'avete sentito, ma già il fatto stesso che mi sono seduto da questa parte aveva un significato. Ecco, chiaramente le aziende hanno difficoltà, dice bene l'onorevole Di Pasquale, io faccio parte della commissione, ci battiamo e su questo non c'è dubbio. Però la domanda è quella, lui stesso si è rivolto a Tamayo e ha detto abbiamo bisogno delle Camere di Commercio, perché, parole di Nero Di Pasquale, ci vedete, se lo organizza il comune di Comiso, se lo organizza il comune di Ragusa, sì, però Modica non viene e compagnia bella. Se invece queste cose le fanno gli enti sovracomunali, la Camera di Commercio, quando le cose le faceva la Camera di Commercio, chiamava per i tavoli di concertazione, ci andavano tutti, perché la Camera di Commercio era al di fuori della logica cittadina o per quello di quel partito o di quelle cose, era al di fuori, come era la provincia sotto certi punti di vista. Ora anzi pare che si torni davvero alle province, c'è qualche articolo che dice ripristino province, Falcone nessun problema su copertura finanziaria, anzi dice possiamo andare perché troveremo i soldi per rimettere le province, fermo restando, attenzione, questa è la cosa principale, che venga abolita in qualche modo la legge Delrio, se no è inutile che stiamo qui a discutere. Le Camere di Commercio, a aprire la seduta, l'incontro di oggi è stato il dottor Antonio Belcuore, che io conosco da tempo, lui è stato nel mondo del turismo, direttore dell'azienda per il turismo di Taormina, insomma un personaggio molto addentro al settore del turismo, un altro funzionario della regione che ora fa il commissario. Allora noi abbiamo avuto occasione di sentirlo e chiaramente lui cerca di dire, ma io sono un commissario, non mi fate dire cose politiche, ma il tentativo è di capire cosa succederà a queste Camere di Commercio. Vediamo. Intanto io sono commissario della Camera di Commercio del Sud-Est, quindi della Camera accorpata nel 2017 Catania, Siracusa e Ragusa. Quello che accadrà non lo so, non sono il mago Telma, è un problema della politica se vorrà rivedere o meno l'accorpamento o un nuovo disegno della Camera di Commercio. Dal mio punto di vista io sto lavorando per tutto il territorio nella sua interezza. Credo che sia un territorio sufficientemente omogeneo da poter stare insieme, perché è legato da tante specificità, dall'UNESCO che lo lega dall'Etna fino all'ultimo comune della Val di Noto, alle specificità e alle eccellenze agroalimentari che non sono concorrenti ma sono assolutamente complementari, dai poli industriali che non sono concorrenti ma sono complementari perché sono diversi l'uno dall'altro. Credo che sia un territorio che si può presentare in un mondo che si globalizza come area vasta e come area che anche dal punto di vista del turismo
può svolgere un ruolo importante in quest'area, tra l'altro con due grandi poli di attrazione e di ingresso che sono l'aeroporto di Catania insieme all'aeroporto di Comiso, il porto di Augusta che si appresta ad essere anche un porto commerciale assieme al porto di Catania e a quello di Pozzallo, quindi diciamo realtà diverse, complementari, assolutamente non concorrenti e omogenee. Dal mio punto di vista. Lei è favorevole a mantenere questa formazione delle tre camere di commercio, Ragusa, Siracusa e Catania, mentre c'era comunque un disegno che parlava di tutt'altra cosa, Ragusa con Trapani e compagnia bella. Ma io non sono favorevole, io assolvo il mio compito, io faccio il commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione per svolgere questo compito e quindi credo che sia giusto da parte mia limitarmi a questo e non andare poi a fare affermazioni che non mi attengono. Ma avete avuto incontri col Presidente della Regione di questa cosa? Se ne dovrà parlare. Ma certamente non con me. Gli incontri sono ad un altro livello, sono a livello della politica. Io in questi primi tre mesi, due mesi e mezzo, mi sono preoccupato di farmi raccontare dalle categorie produttive delle tre province cosa pensassero loro della Camera di Commercio e cosa dovesse fare oggi la Camera di Commercio per rendere sempre più questo territorio primario, attrattivo e per far sì che la Camera di Commercio sia sempre più la casa delle imprese. E questa è l'ultima domanda, commissario. È davvero la casa delle imprese? Le imprese ci tengono alle Camere di Commercio? Ma io credo proprio di sì. Guardi, io non conoscevo bene questo mondo, venivo da un altro mondo. Devo dire che è un'esperienza esaltante, cioè anche con un livello di relazioni importanti anche dal punto di vista nazionale e internazionale, cioè se ci si dedica del tempo alle Camere di Commercio, la Camera di Commercio può diventare veramente un attrattore importante per il territorio. Allora, è chiaro che il commissario Belcuore fa il commissario, ha preso coscienza e contatto con le realtà locali, ma lui non vi sa dire come va a finire, ma questo è una mancanza gravissima da parte di questo governo e del governo precedente che non ha voluto metterci mano. Perché la questione di andare con Trapani, che poi non c'è nulla di male per Trapani, ma è chiaro che le distanze sono quelle che sono, andare a Trapani sono 400 chilometri, qualcuno deve prenderla in mano questa cosa, la deve decidere, deve avere il coraggio di farlo, perché va bene che Belcuore dura almeno per un anno, fino a quando non si insediano gli organismi, però non possiamo stare un altro anno così, e anche con le ASI, le IRSAP e cose del genere. Vedremo, vedremo. Intanto, come dicevo, anche le province si sta andando avanti e quindi probabilmente la riforma verrà fatta e ci sono anche 300 milioni di copertura, dice il governo Schifani. Ufficialmente oggi sono stati indetti i comizi elettorali in Sicilia, 128 comuni. Voi sapete che le elezioni iniziano quando si indicano i comizi elettorali, quindi a questo punto scattano i termini precisi per presentare le liste, per fare tutto quello che serve, e quindi dobbiamo vedere come va a finire a Ragusa. Allora si vota in 128 comuni, come abbiamo detto, a Catania i consiglieri comunali sono, per quanto riguarda Catania, per Ragusa, no? Ragusa, si vota a Ragusa, a Siracusa, a Trapani, e quindi non è escluso, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani, non è escluso che dalle nostre parti arriveranno anche i famosi big, no? Perché si parla naturalmente di Giuseppe Conte, ma le forze di destra vorrebbero addirittura il top del top. Vediamo, vuol dire che se viene il Premier, però non c'è dubbio che se si deve fare campagna elettorale e viene nei capoluoghi di provincia, Ragusa avrebbe diritto ad avere, forse per la prima volta nella storia, un Presidente del Consiglio in visita, sarebbe una bella cosa. Devo fare ammenda per un errore che ho fatto ieri, ma che poi ho dovuto subito richiamare, perché sentendo alcuni amici mi dicevano che Piazza delle Poste ha cambiato nome in Piazza Matteotti. E allora dicevo, ma chi l'ha fatto questo? Allora è vero, noi siamo abituati a chiamare Piazza delle Poste Piazza delle Poste, perché la chiamiamo Piazza delle Poste, ma in verità si chiama Piazza Matteotti. E quindi non è stato un cambiamento elettorale, ma è una realtà effettiva, si chiama così. Di questo però ne parleremo, perché era scoppiato il caso anche sul fatto che il sindaco di Ragusa
aveva postato in quella sua pagina, che normalmente è una pagina istituzionale perché è venuta fuori dal momento che lui fa il sindaco, in 5 anni si è guadagnato tanti like, perché tutti si iscrivono alla pagina del sindaco, non si sa mai, dice una cosa importante, ha postato questo spot elettorale in cui si gira come un attore, fa così, fa vedere, sai, abbiamo preso questi 10 milioni. Però questa non è una bella cosa, cioè è chiaro che dovrebbero avere tutti la stessa capacità, ma capacità di comunicazione. Dice: ma io ce l'ho più bravo, no, il comunicatore. Sì, però usi un mezzo che non è tanto tuo, che è stato costruito, e di questo comunque ne parleremo subito. Fra qualche giorno, perché secondo me è un tema molto importante da affrontare, non come illegale ma come etico. E allora sentiamo uno dei candidati, oggi tocca a Giovanni Cultrera, candidato per il centrodestra, sentiamolo. Allora continuiamo la carrellata dei candidati a sindaco di Ragusa, anche se come voi sapete la nostra emittente copre quasi tutta la Sicilia, sono città importanti come Trapani per esempio, che è nella nostra area di copertura dove si sta svolgendo la stessa battaglia elettorale. Giovanni Cultrera, candidato a sindaco per il centrodestra. Avvocato, ci siamo visti 3 settimane fa, sì, una cosa del genere, proprio all'indomani, forse il pomeriggio stesso se non sbaglio, della presentazione ufficiale della candidatura. Ora sono passati questi giorni, ecco, queste sono le immagini di allora, sono passati questi giorni, uno tocca con mano, com'è la situazione, come vi sentite ora? Buonasera a tutti, intanto grazie ancora una volta per lo spazio, per averci ospitato. Ci sentiamo molto meglio, devo essere sincero, rispetto a 3 settimane fa sono cambiate tante cose, perché dall'emozione, della novità, dalla confusione inevitabile che c'è in questi momenti, che si crea quando una notizia viene fuori così dirompente, così in fretta, oggi le idee sono nettamente più chiare. Più chiare perché l'entusiasmo che abbiamo raccolto e che stiamo raccogliendo in giro ci sta dando un'energia e una forza incredibile, proprio perché tante persone, tanta gente che aveva voglia ed era alla ricerca di una candidatura politica di un'area ben definita, qual è quella a cui appartengo, del centrodestra, ci sta tributando tanto affetto, tanto riconoscimento e tanta energia per continuare per altri 2 mesi in questa battaglia preelettorale. Benissimo, noi anche abbiamo visto qualche immagine, c'era in prima fila il parterre, diciamo, c'era Occhi Pinti, c'era Maurizio Tubino, che fanno parte della vostra forza. È giusto, sono assolutamente sì, sono alleati di prestigio insieme a Fratelli d'Italia, il gruppo Insieme che da 15 anni elegge sempre la sua rappresentanza in Consiglio Comunale, anche stavolta sono più che certo che avrà una rappresentanza importante all'interno del Consiglio, c'erano gli amici di Forza Italia, Ragusa in Movimento, gli amici della Lega, un centrodestra unito. Lo schieramento del centrodestra, però dopo 10 giorni noi nella conferenza stampa non abbiamo parlato di programmi, non abbiamo parlato di niente, però dopo 10-15 giorni qualcosa l'avete abbozzata naturalmente, perché ora dobbiamo entrare nello specifico, la città vuole sapere perché c'è un'alternativa, è un'alternativa solo politica perché c'è il centrodestra, è un'alternativa anche propositiva. È un'alternativa soprattutto propositiva. Iniziando proprio dal metodo, quello che stiamo facendo e che continueremo a fare nei prossimi giorni proprio per costruire un programma elettorale che si
adegui alle esigenze della collettività piuttosto che un programma elettorale pensato da qualcuno che probabilmente poco o mal conosce i problemi. Proprio per far questo noi stiamo girando, io quotidianamente sto incontrando i residenti dei quartieri, gli appartenenti alle categorie, alle associazioni e quant'altro, per capire quali sono i problemi, valutare insieme le possibili soluzioni e sulla scorta di quello costruire un programma che, come ho avuto modo di dire in occasione della presentazione della candidatura, non vuole essere e non sarà assolutamente un libro dei sogni, sarà un programma chiaro, concreto, fatto di 10 punti, 8 punti, 12 punti, lo vedremo, ma tutte cose che assolutamente devono essere realizzabili e che vogliamo siano realizzate, chiaramente con le priorità che ci daremo, ma nei tempi certi, proprio per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini prima e piuttosto che alle esigenze della politica. E certo, questo è assolutamente importante. Tra l'altro, ecco, io la domanda l'avevo fatta prima, c'è l'alternativa quindi propositiva, ma voi avete anche fatto cenno a questa alternativa politica, perché alla fine dobbiamo dire che gli schieramenti sono ben definiti ora. Gli schieramenti? La gente ora lo sa, qui, quello che dice, non è vediamo il centro, non si sa di sinistra, no. Chi c'è, qua ci sono delle... Gli schieramenti sono assolutamente ben definiti, che qualcuno voglia dire, mi giungono voci che qualcuno dice che non riconosce nella mia candidatura la candidatura di centrodestra. C'è una candidatura di centrodestra che è rappresentata da Giovanni Cultrera con i partiti dichiaratamente di centrodestra che lo sostengono. Altre candidature, alcune identitarie, c'è quella dell'amico Firrincelli con il Movimento 5 Stelle, Riccardo Schininà che ha una sua candidatura a sinistra, ha la propria area, e il sindaco uscente Cassì con una candidatura civica, non certamente di destra o di centrodestra. Avvocato, però secondo me certe volte bisogna anche essere concreti. Ho letto e abbiamo anche noi pubblicato questa nota che riguarda la Via Roma. La Via Roma è una specie di virus nel ragusano, che uno ci piglia l'antibiotico, lo ammazza, poi questo ritorna, perché la Via Roma è uno di quei problemi che non siamo riusciti a risolvere negli ultimi 10, 12, 15 anni. E quindi dice, sì, avete visto la Via Roma, strade deserte, non abbandonate. Purtroppo. Ma c'è un progetto anche su questo, perché forse sai, dire è un posto abbandonato, lo sappiamo dire tutti, ma dobbiamo dirgli qualcosa alla gente. Assolutamente sì, la Via Roma è il cuore pulsante della città. Le immagini parlano da solo, dice. Purtroppo, come dicevamo, abbandonato a se stesso. Il problema va inquadrato in un progetto più ampio di centro storico. Qualche anno fa, scelte politiche, non sta a me dire se giusto o sbagliate, hanno preso 20.000 persone e le hanno spostate dal centro dove vivevano nelle periferie. Questo ha causato una desertificazione. Ma non è stata una deportazione, se ne sono per andare, carità, ma infatti dico, io non entro nel merito delle scelte che all'epoca vennero ben accolte dalla collettività, non dimentichiamolo, perché fu una boccata d'ossigeno per l'economia, per i costruttori, certo, tanta gente scelta. Ebbe un'opportunità di avere delle case più comode e più consone ai moderni criteri dell'abitare. Oggi però il nostro obiettivo è quello essenzialmente di riportare buona parte delle persone che hanno lasciato o chi non ha mai vissuto a vivere il centro storico. È chiaro che non si può oggi pensare di vivere nelle case degli uccelli, come le chiamo io, stanza, stanza, stanza. È anacronistico. Una volta così. Una volta andava così. C'era tanto, ci facevi quattro stanze. Benissimo. Oggi i criteri e le esigenze moderne richiedono garage, richiedono parcheggi, richiedono abitazioni possibilmente su un unico livello, comodità, tutta una serie di cose che è possibile realizzare. Ci vuole coraggio, ci vuole raccordo con gli altri enti e gli altri organi, iniziando dalla sovrintendenza alla regione e quant'altro, perché è chiaro che se un palazzo è un palazzo di pregio,
che ha dei fregi, dei balconi, delle volte affrescate, sarebbe un sacrilegio toccarlo. Ma laddove noi abbiamo un centro storico che parte dal cuore di Ragusa, arriva ai Salesiani da una parte, arriva a via Archimede al bar dello stadio, ma mi dite voi cosa c'è di centro storico al bar dello stadio? Non c'è nulla. Questo impone tutta una serie di vincoli che invece andranno superati proprio per consentire alla gente laddove, cioè ridurre il centro storico al vero centro storico e andare a fare un piano non particolareggiato, particolareggiatissimo degli immobili, e laddove c'è una sorta di pregio va mantenuto. Se internamente non c'è pregio si può pensare di demolire lasciando la quinta. Signori miei, al Louvre, a Parigi, hanno realizzato una piramide in acciaio e vetro e siamo al Louvre. Allora, con tutto il rispetto per Ragusa e il suo centro storico, mi chiedo perché non è pensabile di fare non la stessa cosa, ma degli interventi mirati che consentono ai cittadini di tornare a vivere il centro, di rianimare il centro, e una volta che la gente c'è le attività tornano, perché diventa un'esigenza avere la bottega, diventa un'esigenza avere il calzolaio, diventa un'esigenza avere tutto. Voglio dare un'esperienza personale, ma così, allora, per chi è stato a Malta sa che per esempio Valletta la sera non c'era nessuno, viveva solo di giorno. Negli ultimi 5, 6, 7 anni Valletta è esplosa. Nella sera c'è di tutto, locali, ristoranti, il modo per passare il tempo, è risorta. Eppure mi ricordo che io portavo gli amici la sera a Valletta per fargli vedere questo posto meraviglioso senza nessuno. Non c'era nessuno. Benissimo. Oggi invece è scoppiata, quindi ci vuole il coraggio per farlo. Però, avvocato, è anche possibile che noi abbondiamo in centri storici, abbiamo Marina di Ragusa, perché poi c'è un altro problema, i ragusani, è arrivato quando agghiorna il tempo, se ne aggira a Marina. È vero, i 25 chilometri con la macchina appena giorno tempo se ne andano a dire al mare. La sera tu vai a Marina, vai, sali da Marina e vedi file continue di macchine, quindi tutto questo si deve integrare. Vedi, direttore, noi abbiamo tre grossi poli di attrazione. Il centro di Ragusa, sul quale abbiamo in mente un progetto. C'è questo progetto. Abbiamo anche parlato con alcuni commercianti e non è escluso che laddove ci rendessimo conto che può essere un'alternativa, si possa anche andare a sperimentare una riduzione della ZTL magari nei giorni infrasettimanali, a livello di sperimentazione. Poi se vediamo che funziona, nessuno ci vieta di trasformare il provvisorio in definitivo, ma sono cose che valuteremo. Abbiamo il centro di Ibla, che già di per sé sarebbe, se venissero fatte delle scelte oculate, autosufficiente, si autoalimenterebbe con i ragusani che ci vogliono andare, laddove sia data loro la possibilità di andarci. Ho fatto anche un intervento sulla ZTL, perché voglio dire, è impensabile di nuovo di chiudere o comunque di mal comunicare le eventuali decisioni. Io frequento Ibla tanto e devo dire con grande dispiacere che da gennaio, febbraio fino a marzo ho avuto enormi difficoltà anche a mangiare una pizza la sera. Usciti da teatro alle 10:30, non dico all'1 di notte, tutti i locali chiusi, ma perché? Non è colpa degli esercenti chiudono perché non ci va nessuno, perché è stato creato questo terrorismo intorno alla ZTL, e infatti, le multe in entrata, in uscita e quant'altro. Dagli da fare e vedi che la gente vuole. Gli esercenti li ho incontrati ieri, un gruppo, ma hanno una voglia, un'energia, una serie di idee meravigliose, si potrebbero fare veramente grandi cose. Mi ricollego a proposito di Ibra al turismo, perché il turismo è un'altra cosa che è assolutamente trascurata negli ultimi 5 anni, mi dispiace dirlo. Abbiamo assistito a spettacolini di piazza, probabilmente anche con un grosso afflusso di pubblico, una sera, e gli altri 364 giorni
Che cosa facciamo? Abbiamo un clima meraviglioso, abbiamo dei posti meravigliosi, abbiamo una cucina meravigliosa, abbiamo chef stellati, abbiamo tutto. Allora io mi chiedo perché Ragusa non deve e non può diventare un luogo dove bisogna lavorare. 10.000, 15.000 persone vengono a svernare, 1.000 lo fanno al porto e sono entusiasti e vengono da tutta Europa. E allora quando noi abbiamo 40.000 vani a Marina di Ragusa, che il ragusano chiude al giorno dopo dell'addio d'estate, una volta era il 28 agosto, il 18 oggi, settembre, oggi 18 settembre, 20 settembre chiuso, fino per riaprirlo, ma anche più in là, anche più in là. Dico, perché questi vani non devono essere con delle caratteristiche, promuovendo il territorio, perché non devono andare a essere affittati a gente che viene qua, sta bene, movimenta l'economia, movimenta il territorio, fa lavorare i ristoratori, fa lavorare le botteghe. C'è una novità particolarissima, va in tutta Europa e chiudiamo così poi, avvocato. E praticamente molte aziende a livello internazionale, siccome danno il lavoro in smart working, Stati Uniti e casa. Bravissimo. Allora, io conosco gente, purtroppo sfortunata, che hanno rubato anche la moto, polacchi, no? Che stanno a Donna Lucata, hanno affittato le case per tutto l'inverno a Donna Lucata, dici tanto devo stare a Polonia o a Donna Lucata, almeno a Camarregrio. Sto qua con la mantina a maniche corte, anche a gennaio se c'è la bella pagano giornata. Pagano quanto spenderebbero di riscaldamento a Londra, a Glasgow o a Varsavia. Sono qui a Camarregrio e questo è molto ricercato, bisogna però dargli i prezzi giusti, essere disponibili. I servizi giusti. Noi abbiamo pensato di classificare anche gli immobili privati con una sorta di stelle, come si fa con gli alberghi, in base ai servizi che l'appartamento offre. Certo. Loro devono venire, devono sapere già prima quello che troveranno in un appartamento, quello che pagheranno. Sai che devi trovare un bel bagno, perfetto. Sì. Questa è un'altra cosa meravigliosa, l'ultima cosa, no, ci tengo, questo qua darebbe anche fiato e vita e linfa all'aeroporto, perché, non mi parla dell'aeroporto, quando si crea il mercato, ecco, portiamo la gente, a quel punto il volo per Roma piuttosto che per Bruxelles, per Parigi, per Stoccolma, là viene naturale farlo, perché sì, se questa lì, gente... purtroppo bisogna stringere un'alleanza con Catania, perché Catania non è un alleato nostro, io questo te lo dico con certezza, non è un alleato nostro. Però posso anche dirti che il sindaco della città capoluogo ha il dovere di andare a cercare quelle sinergie, di andare a bussare a quelle porte dove magari si possono trovare le risposte, proporre idee concrete. Se la SAC è una società che fa business, gli si porta un progetto e vedrai, con l'aiuto anche delle istituzioni regionali che mi sono vicine oggi pomeriggio. Ho visto che hai incontrato incontrato l'assessore di Tamaio per parlare di sviluppo economico e devo dire che si è dimostrato molto disponibile e sensibile alle esigenze. Incontrerò a breve il commissario dell'IRSAP, Marcello Gualdani, mio vecchio amico, perché era presidente degli ACP di Palermo quando io lo ero di Ragusa, e mi ha detto: guarda, qua avete una zona industriale meravigliosa. Ho detto: Marcello, parliamo, ma parliamone prima delle elezioni, ma lo sappiamo, le che risposte vanno date oggi, l'hanno distrutta l'aeroporto, le chiamate di commercio, però Gualdani mi ha aperto le porte, cioè fare sinergia con le altre istituzioni. E anche questo è lavorare per costruire nella nostra piccola realtà un futuro migliore. Intrinsecamente l'avvocato Cultero sta dicendo che se uno sta vicino a chi governa, anche per motivazioni politiche, è più facile. Ma è normale, perché le interlocuzioni è indubbio che avvengono in maniera molto più semplice, diretta e immediata. Quando ci si mette in contrapposizione o comunque si è distanti, certo, si fa lo scontro, spesso vabbè, ci sono delle difficoltà. Va bene, allora io spero che queste parole che riguardano l'aeroporto siano poi di buon augurio, però voglio ricordarti una cosa importante: Trapani Birgi da qualche tempo si chiama Trapani Marsala, cioè vuol dire che c'è questa necessità di far capire alla gente certe cose.
magari Comiso da solo non basta, bisognerebbe aggiungerci anche Comiso. Comiso Ragusa Ibra. No, per, chiamiamolo... Comiso Ragusa, perché sarebbe da dire, e lo abbiamo detto tante volte, come Milano Linate. Linate è un paesino, ma c'è Milano, no? Milano Malpensa. Malpensa è un paesino, c'è Milano. Non che come se sia un paesino. E siamo a giusto... tanti chilometri, ben più distanti. Una volta più lontana ben più dalla distante, da quanto è distante Ragusa. Beh, dall'aeroporto. Allora, grazie all'avvocato Cultrena, ricordatevi, è candidato per il centrodestra alle prossime elezioni comunali, e sarà una bella sfida. Grazie avvocato. Grazie. Andiamo a voi. Avanti al telegiornale. Eccoci amici, ben trovati. Questa sera con estremo piacere ho un ospite di San Cataldo. Andiamo a sentire i partner. Allora sindaco, si inaugura, si riapre questo luogo nel centro, nel cuore della città. Apriamo la pagina cronaca di questa sera. Anche la settimana che è trascorsa è stata una settimana interessante dal punto di vista politico. Va bene, l'intervista con il candidato Giovanni Cultrena. Tra l'altro dobbiamo dire, questa è una cosa interessante, noi stiamo cercando di organizzare una serie di incontri con i nostri candidati affrontando i temi che sono temi di importanza rilevante per il territorio. Per esempio la questione del centro, ne abbiamo accennato con Cultrena, però magari oggi è un momento in cui la gente, cioè i candidati, si stanno un po' mettendo, stanno cercando di capire come funziona, ma mai bisogna arrivare al dunque, bisogna fare questi programmi per questa città. Ora, la fortuna di questa città, ma lo aveva detto anche l'altro giorno il candidato Riccardo Scrina, è che ha potuto godere nel passato di una tranquillità economica, veniva fuori dalle royalties e tutto quello che avete voi, però ci sono moltissimi contenziosi che sono pericolosi, ci sono contenziosi dalla Tecnea alla Lamco ad altri, sono contenziosi che hanno purtroppo il rischio, perché non è che il comune può sempre vincere, può essere che perde. Ricordate i soldi alla Sud Cost, alla Info, come si chiamava, la Sud, non mi ricordo, quella che poi gli abbiamo dato tanti soldi, la Sud Costruzione, vabbè, non mi viene in testa, quello che aveva costruito quel famoso villaggio sulla strada per Marina. Quindi voglio dire, il contenzioso è una cosa seria, e però bisogna anche capire che investire facendo investimenti propri, non solo aspettando i fondi del PNRR, sta a dimostrare che è una città che vuole crescere con le sue forze. A questo punto andiamo a chiudere, come vi dicevo, il nostro telegiornale, lasciando la parola e all'amico Peppe Lizio e poi a Gianni Papa con una serie di servizi, e come vi dicevo un'altra delle bufale di questo nostro paese. Perché? Cosa vuol dire abbiamo risolto il problema del ponte? Non è così, dice Peppe Lizio, sostiene Peppe Lizio che anche questa è una bufala. Sentite di che si tratta, poi Gianni Papa con Anfas e Sport. Grazie per l'attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Per questa settimana abbandoniamo un attimo la politica locale, anche se le elezioni amministrative ormai in questa città sono l'argomento principale, ma per dare un'occhiata ad un altro argomento che ha tenuto banco sotto un profilo prettamente di cronaca, è quello del decreto che il governo ha fatto il giorno 17 marzo sul ponte sullo Stretto. Salvini è veramente contento di tutto questo, perché è sicuramente una delle sue bandierine politiche quella della ripartenza dei possibili lavori di un'opera ecologica quanto mai del ponte sullo Stretto. Chi vi parla già vi ha detto in precedenti occasioni che è un fautore del ponte sullo Stretto, quindi dovrei essere contento di questa riattivarsi della procedura per arrivare a questa opera magnifica
politica che è appunto il ponte. Però siccome sono curioso e sono anche con una certa deformazione professionale, perché le leggi le ho sempre lette, sono andato a vedermi questo benedetto decreto del Consiglio dei Ministri che riattiva la procedura per la costruzione del ponte sullo stretto, e devo dire che sono rimasto molto deluso, perché siamo quasi di fronte a un bluff che Salvini ha propagandato come qualcosa di concreto, ma invece se si va a leggere attentamente questo decreto ci si accorge che non è stato fatto altro che riattivare la società Stretto di Messina, che è nata nel 1981, che poi Berlusconi fece vivere perché era una delle sue bandierine anche quella, e che poi però il governo Conte, il governo Monti, in quel momento di crisi economica ben preciso, mise in liquidazione. Quindi la società Stretto di Messina in questo periodo è stata sempre una società in liquidazione, che ci è costata quasi 1500 euro al giorno per pagare il liquidatore, che è un grande uomo che ha sempre attraversato tutte le varie fasi politiche, e ci è costata anche per tutto quello che è stato anche il contenzioso che si è venuto a creare, perché nel momento in cui il governo Monti tornò indietro e quindi disse che il ponte non si poteva fare, la Impregilo, che a suo tempo aveva vinto la gara per la progettazione e la realizzazione del ponte, ha impiantato tutta una serie di contenziosi con il governo italiano per circa 700 milioni di euro. Quindi capite benissimo come la situazione è abbastanza oggi complicata, perché il buon Salvini che cosa fa? Finanzia con 40 milioni di euro semplicemente la società Stretto di Messina. Quindi vi sarà un nuovo consiglio di amministrazione, nuove poltrone, stipendi da pagare, gente da assumere, perché la società Stretto di Messina deve ripartire per arrivare ad una nuova progettazione, perché la progettazione vecchia deve essere adeguata con le nuove normative, con la nuova tecnologia che si è sviluppata in questi anni, e deve essere anche rivisto quello che è il business plan e i costi del ponte. Ecco che quindi quello che ha sbandierato Salvini attraverso delle conferenze stampa, soprattutto anzi attraverso dei video, perché lì c'è stato un po' di diatriba tra la Premier Meloni e il Ministro Salvini, in quanto la Premier non ha voluto fare una conferenza stampa vera e propria su questo punto, ma è stato Salvini che poi attraverso i suoi canali mediatici ha sviluppato tutto quello che doveva sviluppare. Ecco che quindi quello che ci ha detto il ministro Salvini corrisponde in parte a verità, perché ancora dobbiamo capire poi come si svilupperà veramente tutto l'iter. Per esempio, un'altra problematica forte è quella che si dice: ma allora ora che fa? Bisogna rimettere in appalto, perché con una procedura europea la costruzione del ponte. Qui bisognerà capire come si sviluppa la questione, perché a sentire il ministro è semplicemente la società Stretto di Messina che deve riavvolgere un attimo il nastro e ripartire, però con problematiche giuridiche non indifferenti. Ecco che quindi quello che è stato detto come un qualcosa che porterà alla posa della prima pietra, forse già addirittura nel prossimo anno, io la vedo particolarmente dura, perché temo che le lungaggini burocratiche e i passaggi anche di iter amministrativo che dovranno essere fatti sono tali che appunto bisognerà capire come si sviluppano. È bello piantare bandierine politiche dicendo che sarà la più grande opera green al mondo, ma poi bisogna andare a vedere i contenuti, e i contenuti purtroppo non ci sono in questo momento. Torno a ripetere, sono un fautore del ponte, però in questo caso sono molto dubbioso e anche un po' amareggiato. Alla prossima puntata.
Questa è Tele Iblea. Ieri sera a Ibla c'è stata una partecipatissima serata ANFAS, che era in relazione a quella che è stata un poco una festa, un'occasione di incontro nazionale che festeggiava l'anniversario dell'ANFAS nazionale. Il tema era le parole giuste, ma ci sono stati vari momenti, tra cui quello che vedete in questo istante sono un complesso di mezzi che si è esibito riscuotendo enorme successo. Noi abbiamo fatto delle interviste ieri, non c'era tempo proprio fisico per mandarlo, come vedete le parole giuste, l'ANFAS Day, ne mandiamo. Oggi c'è l'intervista alla direttrice dell'ANFAS Ragusa, Salvina Ciria, e a un avvocato, l'avvocato Francesco Marcellino, che ha sempre seguito con particolare attenzione il mondo dell'ANFAS, che è un mondo, ripeto, che è una, per come viene, si cerca di combattere questa battaglia a Ragusa, è uno dei vanti del volontariato di questa città. Vedete il servizio. Lo abbiamo presentato qualche sera fa, le parole giuste, un successo enorme, la direttrice dell'ANFAS Salvina Ciria. Salvina, stanca morte, ti si vede in faccia, però credo incredibilmente soddisfatta. Sì, sì, oggi è una giornata importante, bella. Io devo dire che ho vissuto tutto quello, tutti gli antefatti, tutte le prove, il coro dei ragazzi mi ha riempito veramente. Ora abbiamo i medici che stanno suonando. Ora i medici, ma il coro dei ragazzi è stato veramente qualcosa che mi ha toccato, mi ha riempito l'animo proprio, è stata una gioia. Quindi, però vedo che oggi anche qui le persone che erano presenti, tutti i nostri amici che sono stati con noi, abbiano apprezzato molto, ma abbiano apprezzato, e spero, perché questo era il nostro obiettivo, che si parla di persone, ecco. Che usciamo da quello, c'è stato dallo qualche stereotipo, il disabile, ecco, l'handicap, persone. Allora, io dicevo a qualcuno poco fa che una volta un mio amico d'infanzia, che fra l'altro vive in Canada, ed è tornato ed è venuto a trovarmi. È stato accompagnato dalla sorella, perché dice: sai, Salvina è all'ANFAS, se la vuoi salutare, dopo 30 anni, 35 anni che non ci vedevamo. Lui è stato un incontro bellissimo, così io pensavo che fosse finito lì, invece la sorella mi dice che lui a pranzo non riusciva neanche, cioè piangeva singhiozzando, pensandomi come se io fossi in un luogo triste, perché poi i nostri connazionali che sono all'estero, certo, cioè non vivono questa cosa. E io ho sentito il dovere di dirgli: guarda che io sono la persona più felice di questo mondo quando entro all'ANFAS, perché c'è un bel tappeto grande e io lì ogni mattina pulisco le mie scarpe ed entro all'ANFAS sgombra dai miei problemi personali, perché i miei ragazzi, e amo definirli i miei ragazzi, giusto. L'altro giorno sono andata al parchiere a tagliare i capelli anche per prepararmi, certo. Questo mi hanno riempito di complimenti, di sorrisi, di pacche sulle spalle, quindi questa è la disabilità. Perfetto, grazie. La gioia di vivere. Ancora una volta grazie per quello che fai tu e tutta la tua associazione per la città. E quello che fai tu e tutta l'associazione ha in questo signore qua, l'avvocato Marcellino, avvocato, non so il nome. Francesco. L'avvocato Francesco Marcellino, uno dei pilastri su quello che è un altro pilastro fondamentale, cioè la difesa dei diritti. La difesa dei diritti, il supporto giuridico. Allora, nessuno di noi pensa, io dico sempre che è una battaglia che non si può vincere, però si possono aggiungere di volta in volta tasselli. Ora il quadro, il puzzle è grandissimo, ma un po' alla volta negli ultimi tempi cosa abbiamo guadagnato di tasselli? Guardi, intanto il pilastro fondamentale sono le famiglie, sempre. E l'ANFAS è motivo per me di orgoglio essere qui per il 65esimo anniversario. Sono 65 anni di storia, di ricerca, di amore, di battaglie ovviamente, ma vi è anche una prospettiva di un grande futuro. Vi sono tanti tasselli che sono stati ottenuti. Gli ultimi sono sicuramente la Convenzione internazionale per le persone con disabilità,
e la legge delega sulla disabilità, dove viene valorizzato un punto fondamentale per le persone con disabilità, che è il progetto individualizzato di vita, partecipato e condiviso con la famiglia. Quindi uno degli ultimi dieci, quindici anni fa, e che hanno determinato vedete alle mie spalle riguarda la Passalacqua, perché domani giovedì alle 12, orario quantomeno strano, ma siccome bisogna, i tempi sono quelli che sono, la Passalacqua proverà a andare avanti in Coppa Italia, sapete sono le otto finaliste, la finale 8, affronterà purtroppo Schio, il che chiaramente non ci mette in una posizione. Con Schio ha sempre disputato grandi gare, quindi domani a mezzogiorno passa l'acqua Schio per le finali di Coppa Italia. Questi sono i quarti di finale a Campobasso, poi diventeranno quattro e poi diventeranno due. Entro sabato si saprà quale sarà la nuova titolare della Coppa Italia italiana per quest'anno. Passa l'acqua ci è arrivato, ci auguriamo che possa andare lontano, anche se l'avversario, bisogna riconoscerlo, è difficile. Oggi c'è stato alla Nuova Quadri la conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante, questa mezza punta, seconda punta, che si chiama Facundo Marin, e con l'occasione la società ha ribadito ai giocatori il loro impegno per centrare questo obiettivo della salvezza, che non è un impegno particolarmente facile, però non è assolutamente fuori discussione. Ragusa nelle ultime sei gare ha 4 partite interne e 2 fuori, quindi a partire da domenica. Fondamentale, e hanno ribadito tutti, la presenza della maggior quantità possibile di tifosi appassionati al campo, e questo diciamo noi da domenica che affrontiamo una squadra del Ciletto. Noi abbiamo realizzato una serie di interviste, per motivi di tempo l'abbiamo divisa in 2 spezzoni. Oggi abbiamo le interviste con 2 giocatori, ovvero sia col capitano David Floro Valenza e col nuovo acquisto Facundo Marin. Venerdì manderemo le altre con l'allenatore e il resto. Allora, vedete queste interviste e vi saluto. Ho come due pilastri, un vecchio pilastro, vecchio nel senso da lungo a pezza, e un pilastro nuovo, eccolo qui, Facundo. Allora, col capitano David, poi Valenza o Floro Valenza? Tutti e due i cognomi, tutte come due, sempre. Sì. Da buon paese. Del calcio, sappiamo che è così, però sappiamo che con ogni squadra che ci viene ad affrontare, iniziare già da domenica, viene col coltello fra i denti, perché non so se era un segno di Dio, non lo so, perché ha imparato tutto dell'italiano, pure la frase di Omar, col coltello fra i denti.
non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare. La festa è il grande evento, la moda del momento. Come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento? TGM, lo vedi? TGM, lo senti? TGM, se guardi TGM. Ragazzi, questo programma è offerto da Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati. Una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno da tutti noi. Olio Rai Neri, olio Rai Neri, ovunque voi siate. Primo servizio, Andrea Evenze, l'ambasciatore imperfetto milanese in tutta la verità, nient'altro che la verità. Signori, conosciamo meglio Leonardo da Vinci, perfezioni e imperfezioni. Comunque rimane un numero uno. A due passi dalla Scala di Milano, nella splendida cornice della Galleria Vittorio Emanuele II, una mostra dedicata al genio di tutti i tempi, lui, Leonardo da Vinci. In compagnia di Massimiliano Lisa, direttore di questo fantastico museo, il Museo di Leonardo da Vinci. Buongiorno direttore, grazie di averci ospitato. Buongiorno e benvenuti a Milano in Piazza della Scala al Leonardo III Museum. Allora, beh, questo era un museo che sapevamo che doveva durare poco, giusto? Poi invece è diventato un museo permanente e devo dire che visitandolo abbiamo capito perché. Sì, noi siamo nati come mostra temporanea 10 anni fa, doveva durare 3 mesi, e adesso sono passati 10 anni e di rinnovo in rinnovo, come ha detto giustamente lei, siamo diventati un museo permanente. Ci può raccontare un po'? Beh, ci sono tantissime installazioni bellissime di questo genio che è Leonardo, un genio assoluto del Rinascimento. Cosa vediamo in questo museo? Allora, la cosa particolare è che noi siamo un centro studi, quindi tutto ciò che vedete è realizzato dal nostro centro studi che lavora su Leonardo ininterrottamente da 20 anni e quindi il pubblico che viene in questi spazi scopre delle cose assolutamente nuove. Non solo, noi usiamo molto la tecnologia, l'edutainment, quindi oltre alle stazioni fisse, alle macchine, alla ricostruzione di macchine da osservare, ci sono stazioni interattive che consentono al pubblico di tutte le età approfondimenti diversi e divertenti alla scoperta del genio di Leonardo. Assolutamente sì, devo dire che ci sono, beh, insomma, le sue creazioni, le macchine volanti, insomma, era un precursore, no? Un genio assoluto, un ingegnere, un pittore. Beh, Leonardo, la passione che la lega a questo museo? Allora, intanto ci tengo a dire, appunto, come ha detto lei, che Leonardo era un ingegnere nella scienza e uno scienziato nell'arte, e questo era assolutamente straordinario e unico. Però Leonardo ha fatto anche tanti errori. Quindi noi celebriamo sì il genio, come dice giustamente lei, ma cerchiamo di far capire al nostro pubblico anche cosa sta dietro le opere, in cosa Leonardo è riuscito e in cosa ha fallito. Perché la cosa importante è che Leonardo non aveva alcun timore di fallire e quindi sperimentava in continuazione, e in mezzo a tanti fallimenti c'erano anche cose straordinarie che sono rimaste eterne. Come tutti, chiaramente anch'io sono appassionato di Leonardo perché è fonte di ispirazione, e addirittura è fonte di ispirazione anche nei momenti negativi, sul discorso del fallimento, perché noi tante volte ci deprimiamo quando falliamo in qualcosa, mentre invece ci è riuscito Leonardo a diventare eterno. Magari non diventeremo eterni, ma qui possiamo scoprire tante cose che ci possono stimolare ingegno e spirito. Allora direttore, ringraziandola con il, diciamo, col motto mai mollare a questo punto, andare sempre avanti anche dopo i fallimenti, non ci resta che rimanere con noi per vedere le fantastiche creazioni del grandissimo genio di Leonardo da Vinci. E dal Museo di Leonardo è veramente tutto per TG Evans, Andrea Evans.
Siete stati in tanti, e non so perché l'avete fatto, a chiederci un bis di Galup che festiva. Beh, Galup è una garanzia, questo lo sappiamo. Ma attenzione, perché i cantanti che adesso vi faremo vedere on the road, quelli che abbiamo selezionato a Sanremo, sono il meglio e il peggio della musica italiana. Guardate. Sì, stato un primo amore, un primo e l'ultimo sarai per me. Basta che dica un amore romantico, per l'amore fanno il successo. Metti la sirena. Volare, oh. Resta con noi, signore, la sera. Resta con noi, signore, la sera. Basta, non so più. Ringraziamo il signore. Grazie, signore. Stare ferma, ma se poi ripenso che viene l'inverno e non sto più con te. Che bella cosa è una giornata sola quando... Lei mi ha tradito 8 volte, ma io l'ho perdonata tutte le 8 volte perché io l'amo. Io l'amo. Lei è un grande! Ah, oh, 4 volte era con me, 4 volte era con lui. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, grazie! La bellezza di TGM in televisione è che voi continuamente ci segnalate gli eventi che accadono sul territorio nazionale. info@tgm.it. Arrivano le vostre segnalazioni, noi interveniamo o voi pure ci spedite direttamente le immagini e noi confezioniamo, insomma, questo è il risultato. Amici di TG Events, siamo qui con il presidente regionale Alfio Coppi. Allora, anche quest'oggi si fa il proprio dovere, eh? Eh beh sì, seguiamo la nostra fanfara di Siena, che è qui ospite d'onore a questa inaugurazione del 150° Carnevale di Viareggio. La fanfara di Siena è una delle più prestigiose di fanfare d'Italia e fra l'altro sarà presente al Raduno Nazionale di La Spezia il 28 di maggio di quest'anno e sarà una delle 3 fanfare d'onore. Quindi una punta.